Buongiorno a tutti carissimi amici, nel video di oggi vi voglio raccontare tre semplici idee che servono per migliorare la vostra strategia di trading. Allora, ognuno di noi ha una o più strategie di trading, ognuno di noi, a mio avviso, cerca costantemente, in maniera continuativa, di poterla migliorare. Oggi vediamo degli accorgimenti per poter seguire questo processo in maniera scientifica, in maniera analitica. Allora, il consiglio che vi do, il primo, è quello di fare un test per un periodo di tempo definito, lasciando tutte le variabili della strategia inalterate. Quindi il time frame di riferimento del nostro periodo di test potrebbe essere una settimana, 15 giorni, un mese, a seconda anche del numero di acquisti e di vendite che il tipo di strategia ci dà la possibilità di fare. L'obiettivo è quello di raccogliere un certo dati, una serie di dati che siano statisticamente significativi. Quindi diciamo che noi scegliamo un mese di tempo. Una volta fatta questa strategia, raccolgo i dati per un mese, che cosa faccio? Vado ad analizzare i dati ricevuti e vado a, diciamo, eliminare o evidenziare gli aspetti negativi. Quindi vado poi a fare un elenco degli aspetti negativi che ha questa strategia, che trovo in questa strategia, e vado a correggerli come uno alla volta. Quindi il secondo punto è quello di andare ad individuare quali sono gli elementi negativi della strategia. Mi faccio un elenco di questi elementi e uno alla volta, perché se no non capisco quale è più significativo rispetto ad altri, vado a lavorarci sopra, ok? Quindi faccio una singola modifica e faccio di nuovo un periodo di test che tendenzialmente dovrebbe essere uguale a quello iniziale, quindi nel nostro caso di un mese. Dopodiché verifico di nuovo il risultato e vado eventualmente a fare una seconda modifica al secondo punto che avevo in elenco. Questo che cosa ci dice quindi? Ci dice che se noi vogliamo lavorare in maniera professionale, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo avere una strategia, dobbiamo avere un certo periodo di tempo per osservare e raccogliere i dati, dobbiamo analizzare i risultati che otteniamo, fare delle modifiche e vederne la loro applicazione. Quindi le tre fasi sono proprio queste: una fase di raccolta dati, una fase di analisi, una fase di modifica e di controllo dei risultati ottenuti. Questo continuo lavoro ci dovrebbe portare, anzi ci porta, se fatto bene, sempre più in profondità, sempre più nel dettaglio, per ottenere delle modifiche e dei risultati che sono molto commisurati. Quindi il mio consiglio non è quello di dire: ah, questa strategia non funziona, non funziona, la cambio, ma semplicemente di andare ad agire in maniera specifica, in maniera mirata, sempre più approfondita su dei punti specifici e vedere il cambiamento di questi singoli punti, i risultati a cui ci porta. Questo continuo lavoro, questo continuo, è una sorta di come una sorta di pittore che ogni volta vuole migliorare la sua tela, che vuole migliorare la sua tecnica, quindi andare a lavorare in maniera precisa, in maniera millimetrica. Questo ci permette di ottenere maggiori risultati riducendo il nostro sforzo. È un test che io ho già fatto moltissime volte, che mi ha permesso di migliorare moltissime strategie e che ogni giorno ci permette di migliorare, che poi alla fine ogni volta siamo in continuo miglioramento, però il miglioramento è più che progressivo, ci porta dei risultati sempre più interessanti, sempre migliori. Come sempre, spero che anche questo video ti sia stato utile. Se hai tu dei suggerimenti a livello operativo, a livello di procedura che utilizzi magari per testare nelle le tue strategie, condividile pure, che sarà un elemento arricchente per tutti quanti noi. Ok? Ci aggiorniamo al prossimo video, ragazzi. Un abbraccio, ciao!